a YouTube. Ora parliamo dell'emergentismo e qui le tue posizioni iniziano a essere sempre più pericolosamente oggetto di smentite, di confutazioni, in quanto appunto esponi sempre di più queste tesi per quello che sono in realtà, cioè sono, ma non perché le abbia prodotte tu, questi non sono argomenti che tu hai inventato. Questi sono argomenti che portano con sé l'errore madornale del nichilismo, cioè sono tutti argomenti e posizioni che presuppongono il divenire delle cose, l'essere che può diventare nulla, la trasformazione. E qui si manifesta già nel problema dell'emergentismo tutto questo. Anzi, già è già più radicale nel concetto di causa. Io stesso mi sono reso conto che persino nell'idealismo che stavo portando avanti e che sto iniziando a rivedere in qualche punto, ci fossero dei residui nichilistici che comunque sono contraddittori. Cioè, se io sostengo che la struttura della realtà è intrinsecamente razionale a livello ontologico e metafisico, poi non posso mantenere residui nichilistici che sono contraddittori. E allora devo rivedere anche alcune cose della mia posizione. Per esempio, sono pronto anche ad ammettere che se non esiste nessun tipo di tempo nell'idealismo, allora non può esserci mutamento, non ci possono essere modificazioni. Quindi sarebbe una realtà ineluttabilmente prestabilita. Va bene. Però faccio presente una cosa. Io non ho mai detto che non esista nessun tempo. Io ho detto solo che non esiste un tempo esterno alle menti, ma non ho detto che non esiste il tempo nelle menti, e neanche che non esista in assoluto nella mente divina. Anzi, ho lasciato intendere che possa esistere un tempo, uno spazio che sarebbero comunque non astratti ed esterni, ma comunque all'interno della mente divina, e che quindi potrebbero giustificare in qualche modo una specie di possibilità di modificazione delle cose. Tuttavia, io la possibilità di modificare le cose, nel senso di poter attuare delle scelte piuttosto che altre, la escluderei per un motivo più radicale. Cioè non perché non si possa giustificare secondo il modello che ho appena spiegato, ma perché contraddirebbe in qualche modo la necessità dell'essere. E questo è un discorso che riguarda proprio in profondità le tesi di Severino, per cui se si riconosce che l'essere è eterno e non può non essere, e che ogni ente è l'essere, si arriva alla conclusione che ogni essere, quindi ogni ente, ogni accadimento che si manifesta, è necessario e non sarebbe potuto non manifestarsi. Per cui, sia per questo e per l'idea che un evento possibile che non si manifesta non sarebbe contraddittorio, perché vuol dire che allora non è necessario, e quindi non potrebbe essere se non è necessario, perché infatti poi Severino arriva pure a negare quello che invece è stato un assunto della metafisica e della teologia, cioè perlomeno di quella occidentale, cioè che esista una distinzione tra esseri. Nel senso che esista l'essere necessario, immutabile, che è Dio, quello che pensavo pure io fino a poco tempo fa, mesi, forse qualche anno fa, e gli enti invece della nostra esperienza che possono anche non essere, quindi possono anche non esistere, contingenti. Siccome invece Severino riconosce che, già solo per i motivi che ho spiegato nelle prime parti di questa serie, ma anche per altri, ogni ente è l'essere, alla fine si arriva a riconoscere che è necessario, per cui può darsi che l'intera realtà sia tutta già costituita e non possa esserci nessuna realtà parallela, potenziale, possibile, dove avvengano altre cose e quindi siano percorribili altri sentieri. Probabilmente no. Arriva a questo anche per un altro motivo, Severino, perché il concetto stesso di causa,
qualcosa che produce qualcos'altro, quindi un effetto, è già qualcosa di nichilistico. Cioè il concetto stesso di creazione, perché la causa è comunque un qualcosa da cui si crea un effetto che prima non esisteva. Ecco, c'è sempre il problema temporale del prima e del dopo. Ovviamente, lo ripeto, il prima e il dopo esistono in maniera innegabile nella nostra esperienza. Il problema è di capire se sono da intendere in modo nichilistico oppure no. Cioè, se si tratta di tempi che scorrono veramente, di eventi che veramente appaiono e scompaiono dal nulla e nel nulla, oppure no. Quello che noi sperimentiamo dal punto di vista immediato non è il trasformarsi delle cose. Quando Severino fa l'esempio della legna che brucia, noi non vediamo una sostanza che si trasforma in cenere, noi vediamo l'apparire di vari enti che sono l'ente A, la legna, l'ente B, la legna con la fiammella, l'ente C, la legna che arde di più, l'ente D, la legna che è sempre più ardente, fino ad arrivare all'ente Z, che è la cenere. Ogni ente è un ente a sé, quindi forse addirittura non si dovrebbe neanche dire che la legna del punto A è la stessa del punto B, sebbene sul piano dell'essenza tutti quegli enti rappresentino, quantomeno nel pensiero di chi osserva tutti quegli enti, l'idea di un'unità, cioè di un elemento che si trasforma. Ma appunto, però, quegli enti non si trasformano, sono tutti enti che Severino sostiene siano eterni, in quanto essendo esseri non possono essersi creati dal nulla e neanche possono sparire nel nulla. Quindi è come se ci fossero due eternità in Severino, perpendicolari, no? Una verticale e una orizzontale. Allora, ogni istante di tempo sarebbe quindi sulla linea verticale dell'orizzonte, diciamo, finito della mente di ciascuno di noi, che sarebbe anch'essa una prospettiva eterna, tra l'altro. In ogni, come posso dire, in ogni intersezione, no, tra queste due linee, come posso dire, si avrebbe la cognizione del prima e del dopo attraverso questo scorrimento. Quindi diciamo che una sorta di movimento, quantomeno di apparizione e sparizione di questi fotogrammi ci sta. Solo che noi crediamo che questi fotogrammi, questi momenti, durino un istante perché noi sperimentiamo il loro apparire durevole solo per un istante, ma questo non dimostra che di per sé, diciamo, lungo una linea orizzontale, la loro durata non possa essere invece eterna. E allora, questo è quello che ritiene Severino, in qualche modo. Spero di non aver sbagliato, perché Severino è talmente complesso, lo sto approfondendo ora, quindi se avessi sbagliato qualcosa, perdonatemi, ma è complessissimo, quindi se avessi sbagliato, provvederò diciamo, a correggere il prima possibile eventuale errore. Ora, ritornando alla questione quindi del divenire, il divenire non è evidente che sia una trasformazione di stati in altri, ma può essere benissimo inteso come apparizione e sparizione di attimi, di fotogrammi. Anzi, fino a prova contraria, è quello che vediamo. Cioè, noi vediamo prima di tutto un apparire e poi uno scomparire di stati. Non vediamo la trasformazione di uno stato in un altro, né quindi vediamo l'annientamento di uno stato nel nulla. Dove risiedano gli enti e quindi i momenti che non appaiono ancora e che non appaiono più, Severino risolve questo, diciamo, problema ritenendo che esistano in una dimensione trascendentale che però non è esattamente quello che può intendere la metafisica con trascendente, ma che esista già da sempre tutta la realtà in una prospettiva più ampia e noi siamo prospettive invece limitate, finite all'interno di un'unica prospettiva più grande che è l'intera realtà. Almeno
da quello che ho potuto capire. Quindi qui mi riservo la possibilità di eventuali correzioni. Ora, il problema quindi dell'emergentismo è ancora più radicale di quello che ho sostenuto in molti miei video. Non è solo un problema di non corrispondenza tra la causa e l'effetto, ma proprio che l'idea stessa di causa a questo punto può essere contraddittoria in sé per sé. Mentre invece nel modello di Severino non serve neanche più pensare a una causa, perché a questo punto l'apparire di tutti i momenti non è causato, nel senso che i momenti non si causano l'un con l'altro, ma sono già tutti eternamente, già tutti collegati, attaccati, e non si causano a vicenda, non so se è chiaro. Il loro essere ordinati in questo modo e apparire in questo modo è una necessità assoluta che è da sempre così e non avviene invece nel tempo. E quindi non c'è possibilità in alcun modo di mutamento. Comunque, vorrei anche precisare una cosa, come ho già detto qualche video fa, che comunque, anche se mettiamo caso che questa prospettiva, o quella dell'idealismo di cui parlo io, che in realtà si sta fondendo con quella di Severino, fosse problematica per la scienza, per la questione della predittività. È un problema della scienza questa, perché la realtà e la sua verità sono tali, indipendentemente se siano utili o meno alla scienza o a qualunque altro tipo di disciplina. Quindi, dal punto di vista della verità, non cambia niente e l'utilità o meno di una teoria non riguarda in alcun modo la sua verità. Quindi questo aspetto pragmatico boh, che sia preferibile pensare secondo lo scientismo a materia non volontaria inerte, passiva come se fosse qualcosa che dia garanzia di immutabilità nelle relazioni fenomeniche, lo posso anche capire, ma questo è più un pensiero, diciamo, psicologico, una specie di giustificazione psicologica, perché poi di concreto, come ho spiegato prima, non c'è niente. Cioè, non c'è nessuna garanzia effettiva in quel pensiero. E tra l'altro, quel pensiero non rende vera quella ipotesi di per sé. Quindi, ora vorrei porre l'effettiva critica all'emergentismo che già ho proposto in altri video. Anzi, mi sa che finisco qui questo video per poi porre una critica il più concisa possibile all'emergentismo.